la questione del passaggio dal modo di produzione industriale a quello digitale. Ribadisco che è fondamentale pensarci con molta attenzione a questa vera e propria rivoluzione. Uno degli aspetti più interessanti è il fatto che mentre il modo di produzione industriale aveva bisogno di negare ciò che lo precedeva, cioè per esempio nel momento in cui inventa la macchina a vapore, prende i calessi e cosa ne fa? Li elimina. Eliminandoli li mette nel museo, oppure li mette come oggetto di turismo, cioè come oggetto di nostalgia. Ma il prodotto industriale deve dichiarare che ha superato ciò che lo precedeva, quindi il prodotto artigianale. Bene, il modo di produzione digitale non ha nei confronti del passato né del futuro nessuno di questi problemi. Cioè non pone la questione del superamento. Quindi i meccanismi dell'innovazione che mette in atto sono sia orizzontali che verticali e sono diffusi. Cioè non hanno più bisogno di avere una vittima. E questa è la metafora del pastore sardo che usando il web riesce a rilegittimare il più antico lavoro del mondo, è la dimostrazione che il modo di produzione digitale utilizza l'idea di innovazione in forma diffusa e non più avendo bisogno di una vittima. Come questo si lega ai territori? Beh, si lega ai territori per il semplice motivo che l'innovazione non può che nascere direttamente dal territorio, cioè direbbe qualcuno un po' più romantico di me, dalla madre terra, cioè da ciò che sta nel fondo, dal legame profondo che noi abbiamo col nostro ambiente. Questo è tutto.